Cambiamento climatico, emergenza profughi e la questione Cuba. Il primo viaggio di Francesco negli Stati Uniti rivela la perfetta sintonia con Barack Obama. In un giardino della Casa Bianca, mai così affollato, l'amministrazione americana ringrazia Bergoglio per il suo ruolo chiave nel disgelo con Cuba e lancia un appello per l'accoglienza. Sono qui da figlio di migranti, ha detto il Papa al presidente degli Stati Uniti. Lei ci ricorda che il messaggio più potente del Signore è la misericordia. Ciò significa accogliere lo straniero con empatia e con tutto il cuore. Dal rifugiato che fugge dalle zone di guerra all'emigrante che lascia la sua terra in cerca di una vita migliore. Vorrei che tutti gli uomini e le donne di buona volontà di questa grande nazione sostengano gli sforzi della comunità internazionale per proteggere le persone più vulnerabili del nostro mondo. Francesco sarà il primo Papa a parlare al Congresso. In programma anche la discussa canonizzazione di padre Junipero Serra, non gradita ai nativi americani.